Ore mezzanotte meno 5 di giovedì 24 luglio 2019. Greta da sempre aspetta una sorpresa perché lei è molto romantica. Mi piacciono molto le cose romantiche, lo sapete. È da un mese che gli ho fatto una sorpresa, gli ho comprato a sorpresa i biglietti per il concerto di Rama di domani e stasera le quindi mamma adesso la porta ad avere 5 minuti al bagno. 5 minuti al bagno e io sistemerò adesso tra poco tutte le cose. E lei abbiamo fatto tutti i indovinelli, lei dovrà appunto scoprire cosa succederà. E sorpresa, ecco. Sarà sicuramente contenta. Qualcosa ha capito perché un po' mamma si è fatta sgamare, mi fa le domande, cavolo, ma zitta, no? Vabbè. Andiamo un attimo. Però prima. Cena, chi è questo coniglio dalle È culo? mio. Devi leggere voce. Oh bella, che cazzo non leggi? Ma che giorno è oggi? Che ne so. Che giorno è? 26. Che 26? Luglio. Cazzo. Regione che confina con mare. Lazio, Molise e anche il mare di Adriatico. La regione che non è. Bisogna camminare con le Marche. Emilia Romagna. Molise. Non c'è un cazzo. A Toscana. Ma è fortuna che io non so geografia. Mare Adriatico. Mare Adriatico, l'Abruzzo. E anche il mare. Ma posso andare c'è qualcuno, raga, dai, c'è Andrea? C'è lui. Ma chi è lui? Che scrittore nella sollina, oddio, che mi trema le mani. È bello, ma bello. Sicuro che la vita è più importante. Aspettate, non so chi è. Allora, qual è intanto la sede provincia dell'Abruzzo? Il capoluogo è? L'Aquila. Poi la seconda più grande. E guarda, inizia con quella mossa che hai fatto. Spara? Mamma! Vabbè. Poi c'è Pera, Mucchietti, poi mi pare. Nella seconda provincia, quindi è Pescara. Che chi c'è andato? No, se ora cambierà le mani. Chi cazzo c'è andato? Chi c'è andato? Quanto è in italiano? No, vabbè, lei non fa il quinto, no, è ragazzi, chi c'è andato? Ah, sei andata a vedere insieme. Sei andata in gita a casa sua. Annuncio. Brava. Ma io non è vero, non so chi sì, è una editoriale. È una giusta editoriale. Sì, stava su, però era di D'Annunzio. Ah, D'Annunzio. Che trovate almeno, c'è qualcuno. Sì, c'è una bomba. Ti parla di come si chiama il teatro di quella città? Annuncio. Va bene.
Ce ne sono tanti, ma uno si chiama Teatro Tannenzio. Stasera c'è lì. Sta lì, ragazzi. Che ci si può dire? Ho capito. Aspetta, però non ve lo dico, perché magari... Dai. Non c'è nessuno, ti giuro. Dei mondini. Chi ci sta? Sì, ho capito. Se è quello che penso io, ci dovrebbe... Non so se è quello il teatro, però ci dovrebbe stare Rama. Aspetta, se non hai capito, pezzi di comoda, prendi uno zainetto e si va. Se hai capito, puoi preparare il tutto. Ho capito, ma quindi... Aspetta, non ci credo. Non ci credo. Al concerto di Rama. Dove stai il biglietto? Fai molto. Davvero? Siete serie? No, vabbè, non ci credo. Davvero? Davvero? No, vabbè. Giuro, andiamo a prendere i fogli. Mi prendete per il culo, scherzate. No, sei seria. Non lo puoi vedere. Ticket One è il piacere di fornire dell'ordine da lei eseguito. Aspetta, non me lo leggo. Data 26, località Teatro D'Annunzio Pescara. Biglietto 25 euro, intero, gradinata non numerata. 2. Ok. Con tutte le spese, aspetta questo. Cadroia, ragazzi. E questo è per ritirare i biglietti. 2 biglietti. Non c'è scritto di chi, però è di Rama. Sì, c'è scritto. Dove? Non c'è, c'è scritto. No, non c'è scritto. Mi tremano le mani. Ah, ecco. Di Rama. Dai, non ci credo ancora, ma è vero, è tutto vero. Sì, è tutto vero. Cioè, praticamente poi mi sono prendo in giro un po' di tempo. Esatto. E io forse l'avevo pure scoperto, però. Che hai scoperto? Sì. Io... Così bella da convincere un santo a ballare l'inferno.
ragazzo in una sala d'attesa, qualche rosa in mano come in un film. Pensai che fosse una bella sorpresa. Senza Photoshop, official. Quando alzi un po' il gomito, sei il sexy del solito.